Il treno di testa non accenna a rallentare, la Gazzanese deraglia ancora una volta lontano dal felice Baldini. Sul campo della Piccardo Traversetolo la squadra di Melotti cade per la quarta volta in stagione, una caduta meritata e che soprattutto fa malissimo. I Granata si ritrovano ora a 7 punti dalla capolista Pallavicino, con Carignano, proprio la Piccardo e il Brescello che precedono i Granata in classifica. Certo, le assenze di Burgazzoli e Galli pesano come macini e le due vittorie consecutive ottenute nelle domeniche precedenti divengono presto lontano ricordo. Melotti punta su un 4-4-2 che ha in Zanaboni e Delfanti terminali offensivi, ma è la squadra di Bazzarini a fare la partita sin dall'avvio. Dopo alcuni rischi giunti da traversoni, dalle corsie laterali, è Parapani a provare senza fortuna la conclusione da posizione centrale. Tracce di Agazzanese a metà frazione con il bel cross di Lombardi, tra i migliori, preda però del portiere di casa. Al 29esimo la svolta. D'Urso, di certo non un gigante, irrompe sul calcio d'angolo da sinistra, Lupi non esce, la difesa è immobile e così l'1-0 si materializza per i piacentini, la cui reazione è tutta nella girata mancina di Zanaboni che nel finale sfiora il palo lontano. Si sveglia Delfanti ad inizio secondo tempo, ma il suo destro non fa male. I gialloneri tengono il pallino del gioco nonostante la Gazzanese appaia più convinta nei suoi tentativi di offesa dalle parti di piazza. Si aprono però spazi invitanti per i contropiede dei velocisti di casa, con Bersi che approfitta del tappeto rosso steso dai difensori agazzanesi, ma tira troppo centralmente per battere Lupi. Secondo episodio chiave intorno al 72esimo, quando l'intervento a piedi uniti di Alberici è punito con il cartellino rosso. 5 minuti e la Piccardo passa all'incasso. Bersi brucia tutti quanti e Lupi è costretto a stenderlo. Dal dischetto Picchi fa 2-0. Si riaprono però speranze all'81esimo, quando un disastro difensivo della Piccardo costa il calcio di rigore che Mauri conquista e Delfanti trasforma. Tutto inutile, perché all'ennesima ripartenza ci pensa ancora D'Urso a chiudere i conti e a spedire sempre più giù una Gazzanese in crisi di identità.